Buongiorno ragazze, buongiorno, benvenute nei Micesso. Allora, ho voluto riproporre questo, riproporre, non lo so se l'hanno fatto in altre persone, questo make-up stile Barbie, Barbie Mora. Non c'ho parrucche io, per cui va bene, ma tanto si fa per passare un po' di tempo insieme, per, come si dice, per fare due chiacchierine insieme. Allora, niente ragazze, io ho fatto questo make-up stile barboso, diciamo così, stile Barbie. Ora, molto probabilmente sulle ragazze bionde viene fuori più riuscito, diciamo così. Purtroppo, essendo Mora, insomma, non è che sia, vabbè, sarà la Barbie Mora. Allora ragazze, niente, vi volevo dire, ieri sera sono stata da Acquasapone. Allora, da Acquasapone mi sono presa, avete visto, non so se vi capita anche a voi, quando guardate video su YouTube, ci sono quei trafiletti di pubblicità, e c'era questo qui della Rimmel London, quello lì che diceva del nuovo mascara che fa venire le ciglia lunghe stile anni 80 e bla bla bla, con lo scovolino quello lì doppio così. E allora, niente, ieri sera sono andata da Acquasapone, c'avevo da prendere cosine con la mitata, e ho visto che c'era in offerta lancio questo mascara qua e ho voluto prenderlo. Allora, io parto dal presupposto che le mie ciglia sono molto, ma molto 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 sfigate, ma tantissimo. Poi ho peggiorato la situazione mettendo le ciglia finte con la colla. Si sa che si porta via rame e pedone, si dice qui da noi, si portano via tutte, insomma, anche se c'hai 3 peletti e tu le porti via. E allora nulla, ora ultimamente sto cercando di rivalorizzare più le mie ciglia e non mettere quelle finte, ecco. Poi succederà che in qualche video o in qualche foto mi vedete anche ancora con le ciglia finte, però io, come si dice, ora cerco un attimino di usare le mie, e quindi ho voluto prendere questo mascara. Allora, qui c'è scritto mascara effetto glam. Ora, io personalmente ho visto, vedete, non lo so se magari vi metto una, ho messo una fotina su Instagram, magari ve la metto anche qua, così, eccola qua. Eccola, spero, ecco, che vi rendiate conto, magari senza make-up, come sono. E io non ci ho visto differenza tra questo o un altro mascara. Poi può darsi, ecco, che dipenda da me, dalle mie ciglia, che sono un po' sfigatelle, ecco, diciamo così. Altra cosa che ho preso, mi sono presa questa maschera. Ora ve la faccio vedere se mi casca tutto, perché io c'ho tutto un bilico, ragazze. Madonna, che donna, ragazze, sono, che donna, un pasticcio di donna. Allora, mi sono presa questa maschera della Dickinson ai preziosi d'argan. Si chiama maschera cosmetica per capelli con oli di argan e macadamia. Allora, io ho guardato questo e qui c'è scritto, dice formula professionale. Aspettate, ve lo leggo dentro, perché l'ho letto stamani. Non contiene parabeni. Allora, non contiene parabeni. Allora ho detto, dico Madonna, dico che bello, dico una maschera bio, dico per i capelli, dico almeno una cosa un pochino più, come si dice, più naturale, che almeno non fa male, insomma. Allora, l'altro giorno stavo guardando il blog della Sindina, e ho letto un articolo dove lei diceva: guardate, sul telefono si può scaricare questa applicazione che si chiama È Verde, punto interrogativo. Dice, e lì potete vedere tutte le, se non vi intendete come la sottoscritta, delle cose bio, delle cose che fanno più male, le cose che fanno più bene. E insomma, io mi sono scaricata questa applicazione qui, questa, vedete? Eccola, ora ve la faccio vedere. Questa applicazione così, che si chiama È Verde. Allora, in questa applicazione che cosa potete fare?
Per le ragazze sfigate e ignorantone come me, ci sono le varie sezioni. Ora, magari in questa webcam non si vede tanto bene l'anteprima. Comunque, ecco, queste qui. C'è le richieste, potete fare delle richieste. E qui c'è le varie informazioni sulle foglioline, su fiorellini che trovate. Per ogni fiorellino c'è, per esempio, questo rosso, vedete, fiore rosso. Questo fiore sta a significare che l'ingrediente è assolutamente inquinante, sia per l'ambiente che aggressivo per la pelle. Ok, poi c'è il fiore arancione. Aspettate, eh. Fiore arancione vuol dire questo fiore sta a significare che l'ingrediente è inquinante per l'ambiente e aggressivo per la pelle. Via via così tutti i fiori fino al fiorellino verde che è compatibile con l'ambiente e con la pelle. Allora io dico, guarda un po', voglio andare a vedermi sta mascherina, c'è scritto parabeni, insomma che non contiene parabeni, che è bio. Dico, vai, andiamo a vedere. Vado a vedere questa cosa nella cosa sessioni, poi vado a prodotti, dico, vediamo un po', cerca qui il prodotto, vedete, qui si digita il prodotto e io ho scritto Dickinson, Dixon, vediamo un po', Dick. Dixon, maschera cosmetica per capelli. Guardate qua, è tutto un fiore rosso. Cioè, praticamente di verde c'è poco. È tutto un fiore rosso, giallo e arancione. Di verde c'è giusto la glicerina, l'argania spinosa, la macadamia. Dico, porca miseria, dicono che non contiene parabeni. Guarda, simenticone. Dimenticone, ciclomenticone. Dico io, se guardo i video della cosa lì, che a me mi piace tanto, non so, voi la conoscete tutti perché lei è famosissima, della Carlita che fa vedere tutti questi video dei prodotti bio, delle cose così. E stamani mi sono battuta, dico, con questo programmino di ero qui al bagno, facevo la pipì, ha visto quando uno sei al bagno si sfoglia il giornale e io mi metto a guardare il cellulare dei parabeni. Sono andata a vedere, dico, porca paletta, dico, maremma diavola, e io dico, ho detto che era buono questa roba. E dico, sono andata, ma poi dico, l'ho scritto anche su Facebook, su Instagram, dico, guardate i lucidi capelli. Beh, in effetti l'ha fatti lucidi, però c'è il cilione, è logico che vengano lucidi. Ecco, dico, porca paletta, dico, e non oso guardare. Io è meglio che non sappia nulla, è solo ignorante di queste cose, perché, ragazzi, Dio buono, ma e che mi scrivono? Ma ci sarebbe da denunciare certe persone, perché te tu mi scrivi che c'è cosi biologici, che cosi naturali in questa mascherina, poi vado a vedere e invece è tutto un lavoro. Oi, oi, dico, e come si fa, ragazze? Va bene, via, vi saluto, vi lascio al tutorial un po' flashato, sembra un fantasma questo tutorial, non so come mai, ragazze, mi è venuto così. Io con questa macchinetta, ora lei è rossa, anguastita, sembra che ho bevuto, sembra essere ubriaca, ho due cose rosse. Oi, oi, tope. Va bene, via, guardate, è brutte, va, mi fa certo. Io vedo l'anteprima e fa schifo. Speriamo, ecco, che ora la farò vedere, la formatto, vediamo un po' se formattandola riesco a ripristinare tutto per benino. Ma guardate voi il lavoro che mi ha fatto. Va bene, via, gioia. Ciao belle, alla prossima. Oh, oggi volevo fare, la conoscete sicuramente, volevo fare un make-up Sugar Skull, sempre riguardante il stile Halloween, perché l'ho visto, mi piacciono tanto a me gli Sugar Skull, e quindi lo voglio riproporre insieme a voi, così si sta un po' insieme. Ciao patate! Allora, iniziamo subito a darci da fare, a sistemare questa faccia. Per lo stile di Barbie ci vuole una faccia senza imperfezioni. Quindi iniziamo subito a passare. Correttore per gli occhi, per le occhiaie. Allora, c'è una luce, non so come mai viene così flashata stamattina. Non so come mai, forse era messa male la macchinetta, così è troppo chiara. Vediamo un po'. E se non è che ho cambiato le luci, boh, non lo so come mai. Ho un sacco di bollicine, sono vicino al ciclo, vedete? E quindi sono uscite fuori queste, tutte queste bollicine. Ma
Vabbè, piano piano, c'è un graffione qua sotto. Dammi lui ieri sera. L'ho presa in collo e non voleva. E si è divertita così. Sì. Questo è il correttore della Kiko Skin Evolution. Ok, per fare un incarnato come si deve, prendo una rifondotinta minerale della Neve Cosmetics, Ultra, questo qua. Ok, questa matita per le sopracciglia della Rimmel London è il numero 100 e sistemo un pochino le sopracciglia. Ups, scusate, stamattina non trovo posizione. Ecco qua. Allora, vado a fare un po' di contouring con la terra, questa della Deb. Non capisco perché mi fa questa cosa chiara, ma speriamo che poi si veda il video. Ho provato in tutti i modi a spostarla, a vedere. Allora, sopra gli occhi vado a prendere una matita bianca, questa è della New York Color, e la passo nell'angolo qua interno. E adesso vado a lavorare con l'ombretto bianco. Questo di Kiko è il numero 169. Un ombretto rosa, prendo questo di Kiko, che è il numero 150. Questo ombrettino qua è molto, molto rosa. Ora vado a prendere quest'altro ombretto un pochino più scuro, che è il numero 146, sempre della Kiko, e lo vado a passare nella piega dell'occhio, qua. Ok, devo aver sistemato qualcosa perché non mi rendevo conto, vedevo tutta una macchia bianca, speriamo ecco che sia venuto. Ora mi dispiace aver creato tutta questa confusione, però non riuscivo a vedere bene, scusatemi ancora. Allora, adesso che cosa faccio? Vado a prendere un ombretto blu nell'angolo esterno dell'occhio, ok? Creando questa V. Ok. Adesso prendo un pennellino da sfumatura. Allora, sotto l'arcata sopraccigliare vado sempre a prendere il bianco e lo sfumo con il rosina. Allora, nella rima interna dell'occhio vado a passare la matita bianca. Allora. Prendere questa matita fucsia di Kiko, che è il numero 714. Opla. Prendo quest'altra azzurra e la vado a passare all'angolo. Eyeliner, vado a prendere questo di Kiko. Allora, sulle gote vado a prendere questo blush della Bianconiglio.
pennellone. Ha lo scovolino un po' particolare. Sulle labbra vado a mettere sempre la solita matita rosa. Vado a fare prima un contorno labbra e poi. Allora, vado a prendere questo rossettino di Kiko, che è il numero 819, e è questo rosa perlato. Voilà, il trucco è finito, ragazze.